Allora, ciao amici e benvenuti in questo nuovo video. Fra i propositi del 2019 c'era anche quello di iniziare a fare video regolarmente che parlino di fotografia, quindi questo spero che sia il primo di una lunga serie. Oggi volevo parlarvi di una cosa che è successa in questi giorni, cioè il vice sindaco di Trieste, Paolo Polidori, ha utilizzato una fotografia famosa, abbastanza famosa, di Massimo Sestini, è una foto che ha vinto il World, si è classificata seconda esattamente al World Press Photo del 2015, e questa fotografia ritrae dei migranti e questa foto è stata inserita in un contesto in cui il significato viene stravolto, ok? E quindi Sestini aveva dato una certa idea di questa immagine e Polidori, utilizzandola sui suoi social, mi risulta, la stravolta, ok? Questa cosa va a toccare quello che è il diritto morale di un autore. Il diritto morale di un autore, che vale per qualsiasi opera di ingegno, quindi dalla fotografia, alla musica, alla pittura e tutto quanto, al cinema, prevede il fatto che un'opera non possa essere utilizzata in contesti che vanno a ledere la morale dell'autore, quindi che questa cosa è come prendere, no? Prendere questa fotografia di Sestini e inserirla in un altro contesto. È come prendere magari una parte di un vostro discorso, tagliarlo, inserirlo in un contesto completamente diverso, tanto che poi voi vi ritrovate a dire una cosa che, cioè, mai avreste pensato di dire, ok? Una cosa che va contro magari anche i vostri principi, una cosa che va contro le vostre idee. Quindi questa cosa, come potete capire, è piuttosto pesante, ok? Soprattutto se uno magari ha un impegno sociale forte. Non solo, in realtà, oltre a un diritto morale c'è anche una questione sul diritto d'utilizzo, che però volevo fare un video a parte sulla questione del diritto d'utilizzo, però comunque di base è che una fotografia non può essere utilizzata liberamente, non è il fatto che sia su internet, allora la si può prendere. Bisogna essere autorizzati, a meno che la fotografia non è stata rilasciata con quello che si chiama copyleft, quindi comunque magari sotto licenza Creative Commons, farò un video comunque su tutta questa questione. Tornando qui, voi cosa ne pensate? Cioè, è giusto essere liberi di prendere un'opera e decontestualizzarla, oppure effettivamente non è giusto prendere il discorso di una persona e decontestualizzarlo facendogli dire una cosa che questa non avrebbe mai voluto dire? La vostra opinione mi interessa, quindi lasciate magari un commento qui sotto il video. E niente, se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ciao!